Allora, cari amici, abbiamo qui in studio un vicepresidente. Posso dire che sono veramente felice stasera. Perché sei felice? Sono felice perché io stimo l'ospite che abbiamo invitato questa sera. Mi piace molto. Nell'ultimo periodo condivido anche. Tu stimi Maurizio Gaspare? Molto. Siamo arrivati a questo. Sì, stimi, simbali, ma tu molto sembra che lo stai pigliando per il culo. No. Cioè, mi con sta questa. Davvero simpatico. Cioè, io fossi te, Maurizio. Io fossi in te. Spero che sia sincero. Sì, per però una canzone. Spero che sia sincero. Ricevere attestati di stima mi squalifica. Esattamente. Allora, non è più Gaspare. Maurizio Gaspari, vicepresidente del Senato. Applausi. Lui non è Gaspari, è De Gasperi ultimamente. Perché? Sì, beh, con tutto questo estremismo in giro, sì, qualcuno è diventato moderato. Cioè, tu come pensare? Abbiamo avuto i 5 Stelle col Vaffa, quel leader che andava a Vaffa. Cioè. E beh, Gasparri è un uomo moderato, è a favore dell'Ucraina come me. È un signore forse anche mezzo liberale, non lo so, liberista. No, io sono liberale in economia. C'è un problema sui diritti civili, però vabbè, sulle questioni di diritti civili. Io adesso mi incazzo poi subito. Già chiamare i diritti civili come se quelli che sono contrari all'adozione da parte di coppie gay sarebbero le negazioni civili. Cioè, no, ma chiamare però diritti lei è contrario, civili, resta contrarissima all'adozione gay. Sì, contrarissima. Ma perché due uomini? No. Sì, cioè io la riconosco come libertà di avere questa. Sarebbe intollerante non consentire una posizione contraria. Ma io infatti su questo. No, però è violento rispetto a quelle straordinarie coppie che hanno dei bambini e che hanno dei bambini. Scusi, per azione faccio una domanda. È violenta come posizione. Io, lei e Cruciani, qua siamo tre in questo studio. Sì. Come siamo nati? Dall'incontro di un uomo e una donna. Quindi non è un fatto religioso, è un fatto biologico. Ma è pieno di bambini come di coppie gay. Ma non lo so come sono nati. E come non lo sa? Hanno casomai pagato una donna che ha venduto quel bambino alla messa al mondo? Io sono contro l'utero in affitto. Sono contro un bambino che cresce. Ma che facciamo con questi bambini, però? Ma mica li dobbiamo ammazzare, per carità. No, a queste non coppie hanno dei diritti o no? Incoraggiare la pratica dell'utero, no, in quello affitto. D'accordo, ma anche, anche l'adozione. Ma anche l'adozione, cioè, un bambino rimane solo e ci sono due gay che lo vogliono prendere in adozione. Possibile? Due persone. Allora, ci sono più domande di coppie eterosessuali che non preferire di quelle. Io ritengo che si debba nell'adozione riproporre il contesto della vita naturale, per cui anche lei è nato dall'incontro di uomo e donna. Però, e quindi, secondo lei, un bambino cresce male all'interno di una coppia di due uomini? Secondo me cresce in un contesto di maggiore equilibrio, perché se la natura è fatta in un certo modo, non è che è la legge che ha determinato come lei esiste, è l'amore, o come esisto io. È l'amore, anche se lei fosse ateo, non è l'amore. È l'amore, guardi, se vuole le faccio la spiegazione. C'era l'ape che andava sul fiore, poi andava su un altro fiore, e lei è nato, gli hanno raccontato. Non era un'ape. Io non era ma se io mi innamorassi di lei, non nascerebbe nulla. Questo sarebbe un vantaggio. Ci vuole l'ape che va da un fiore all'altro. Ma se Maurizio Gaspari si innamora di David Parenzo, diciamo inverosimile, non adotteremo però, perché deve essere proibito adottare figli a Maurizio Gaspari e a David Parenzo uniti in matrimonio? L'adozione deve essere riservata a un contesto in cui c'è l'equilibrio tra l'uomo e la donna, che così come nella natura. Vabbè, ma cosa vuol dire anche perché poi c'è il rischio che non è che vanno ad adottare il bambino, perché molti dicono preferisci il bambino abbandonato o piuttosto questo è un argomento. Ma siccome ci sono più coppie eterosessuali che bambini che chiedono adozioni, che bambini da adottare, privilegiare quelle coppie, facciamo là. Privilegiamo quelle coppie. Privilegiamo questa situazione. È tornato Gaspari. E dopodiché ma lo sto dicendo con calma. È tornato lei, Gaspari. Ma perché lei non deve consentire un bambino di adottare? Perché ci sono migliaia di bambini felici che vivono con e in questo momento lei sta umiliando quelle coppie di omosessuali che hanno dei bambini, le sta umiliando. Ma non sto umiliando, è come se lei li considerasse di serie contrario. B, cioè lei Vendola, lei lo farebbe entrare in Italia il padre, il compagno di Vendola lo riconoscerebbe come padre, ma è il già padre di Vendola dal punto di vista delle norme e della legge. No, è nato da un illecito, quei bambini probabilmente, io non so, erano andati in cana, non so, poi quando si dice a Vendola che ha pagato dice che non è vero che ha pagato, non lo so, ha pagato. Vorrei sapere
questi bambini come nascono, o se c'è pagando. Non si ricomprano i bambini. Sono contro, i figli non si comprano. Capito? A lei l'hanno comprata, l'hanno venduta. Io sono a favore, però pensi, mo drammatizzo, Parenzo, chi stavo comprando? No, quello tra l'altro nessuno, siamo d'accordo. Io sono per l'economia di mercato. Ma voi non mi... Nell'economia di mercato esiste anche questo. Ma ci sono dei bambini. Ma adesso ci sono. Ma le persone non si comprano. Se no lei compra anche gli schiavi per lavorare. Ma non li ha comprati nessuno. Vogliamo fare le piramidi, compriamo i lavoratori dove c'è la fame. E non come è diversa. Lei ha detto, lei per le donne escono dalla povertà. Le donne in questo modo molte donne escono dalla povertà, vendono il corpo e il figlio. Ma io sono solo povere, è legittimo. Ma non è vero che sono povera. L'altra cosa che trovo incredibile, anche se lei l'ha spiegata, l'altra cosa che trovo incredibile, anche se lei l'ha spiegata negli ultimi giorni, è questa proposta di legge che ho fatto. Mamma mia, parli poi spiego. No, no, che lei ogni volta propone all'inizio di ogni legislatura e su questo non c'è nessuno. Questa volta si sono incazzati perché siete al governo voi e perché c'è una maggioranza di destra centro e quindi i numeri ci sarebbero per approvare sta roba. Allora, no, però scusi, allora, lei se ci fossero, vorrebbe dire che il Parlamento Democratico l'approva. Sì, ma non c'è dubbio, ma non c'è, ma nessuno nega. Non è che io faccio una proposta, ma nessuno nega che questa cosa qua sia legittimo presentarla. Nessuno nega questo, nessuno le dà del figlio di puttana, del criminale, eccetera. Il punto non è questo. Se passasse questa legge che riconosce la capacità giuridica al nascituro, cioè dire sostanzialmente al feto nel momento del concepimento, cosa significa questa roba qua? Che se uno riconosce capacità giuridica, spieghiamolo anche al volgo, diciamo alle persone che magari non si intendono di diritto, non si può abortire, Gasparri, finito, non si estragga, che cosa significa? Non si può abortire. Sì, fondamentalmente che il l'aborto sarebbe un crimine, ora se passasse questa roba qui che io ho in mano, questa proposta di legge, l'aborto sarebbe un crimine. La donna un assassino, il medico che fa l'aborto un assassino, sì o no? Lo dica chiaramente. Allora, io non sto in procura della Repubblica a rispondere a verbale, se quando mi dà la parola spiego il mio punto. Eccoci, io lo so Gaspare, siamo qui. Questa proposta di legge nasce da un'iniziativa presa diversi anni fa da Carlo Casini, che era un parlamentare, prima nazionale e poi europeo, democristiano, che è stato leader del Movimento per la Vita, e ha fatto una battaglia contro l'aborto, evidentemente, perché si può essere a favore, ma non c'è essere contro. E questo perché lo voi non dovete negare la posizione diversa dalla vostra. Ma lei è a favore o contro? Lui è contro. Mi faccia finire. Io condivido la proposta, se no non l'avrei presentata. Beh, se è la sua. Dopodiché l'ho presentata in varie legislature, nel 2009, nel 2013, nessuno si è arrabbiato, ma nel 2009 quando l'ho presentata c'era una maggioranza di centrodestra in Parlamento. Vabbè, ma comunque, andiamo avanti. Non è stata mai discussa, non dico vicina all'approvazione, mai discussa. Perché io ritengo che sia lecito anche dire che c'è una tutela della vita nascente. Ma se passasse? Se passasse vorrebbe dire che un Parlamento a maggioranza la approva. Ma qual è la conseguenza di questo? La conseguenza è che le donne sarebbero... Che non ci sarebbe l'aborto. Oh, dopodiché le dico qual è il mio scopo politico. Il mio scopo politico. Io ho ripresentato questa proposta varie volte, in primis per un omaggio all'iniziativa politica che Carlo Casini ha fatto e che mi ha affidato. E quindi io porto. Uno non è che fa le cose a cazzo di cane, la condivido. Arrivo. Poi, se lei vuole testimoniare l'idea di una persona che ha condiviso un percorso, a volte la illustra indipendentemente dalla speranza che venga approvata. Mi accontenterei, caro Parenzo, di un dibattito parlamentare sulla vita, che si può fare, è lecito farlo. È stato fatto mille volte. E lo possiamo rifare, e che arrivasse a un punto di caduta l'applicazione della intera legge 194. La stessa cosa che dice la Meloni. Allora. La stessa cosa che dice Tajani, la Meloni, Salvini. Ci sono alcuni articoli della 194, ho finito, che dicono alla donna: tu vuoi abortire, se vuoi abortire, abortisci. Però ci potrebbe essere un'alternativa. Ma questo non c'è bisogno di presentare questa roba qua. Vedete che stiamo parlando di questa cosa. Quindi c'è bisogno, perché suscitiamo una discussione. Ma se fosse applicata, se fosse approvata questa roba qua, Gaspari, l'omicidio, l'aborto sarebbe un omicidio. Lei non lo vuole questo? Non lo vuole questo? Io sono d'accordo nella tutela della vita, e quindi mi consenta, non mi dica è un reato. Io sono per tutela della vita. Secondo lei la donna non dovrebbe abortire? Secondo lei la donna non dovrebbe abortire? Una posizione legittima. Se una donna resta incinta, ma si può essere contrario? Certo, ma me lo dica però. Ma me lo dica, lei è contrario. Io sono contrario all'aborto. Lei ha una figlia, se non sbaglio, giusto? Ma che c'è? Ma lei pure c'ha le figlie nella carrozzina? Io ho quattro figli. Lei ha una figlia. Allora vuole lasciare il diritto a una figlia, giusto? Sto dicendo. Vuole lasciare il diritto a sua figlia di decidere. Però vedete, c'è l'intolleranza del dibattito. Ma non è l'intolleranza, è la parliamo una volta, dai. Allora, la domanda è: lei ha una figlia? Sì.
Lei ha una figlia, che c'entra due figlie ho io. Cosa io ne ho due. Non vuole che suo figlio abbia io il diritto di che abortire. Mia figlia che ha 16 ma io parlo anni dei cittadini, abbia... parlo delle leggi. Vabbè, io mica faccio le leggi a casa mia. No, certo. Mica le dico lei sua zia ma cosa pensa. Che me ne frega di cosa. No, io vorrei che mia figlia, per esempio, avesse il ruolo diritto della donna. Se dovesse rimanere che... incinta e non vuole partorire, mi spero che abbia il diritto di farlo. Spare, per carità, questo è. Allora, primo, rivendico il diritto di poter essere contrario anti-abortismo. E va benissimo, questo si per può. Carità. Assolutamente, certo. Se ne parla nel mondo, in America hanno fatto una sentenza alla Corte Suprema. Sì. In pochi paesi non è ammesso. In pochi paesi non è ammesso l'aborto. Posso finire il concetto? Allora? Mi accontenterei che questo dibattito si potesse concludere dicendo c'è la legge 194. Cioè, miglioriamo, applichiamo. Diamo a una donna che a volte decide, perché se c'è un problema sanitario è un altro discorso, no? Se uno c'ha un problema, mi possono pure amputare. Semplicemente uno non vuole, allora, rimane incinta e non vuole, perché non usa i preservativi, non usa i contraccettivi. Ci conosciamo da decenni. Sì, certo. Se io posso finire il concetto, sì, bene, col lo finiamo tra un attimo. Un'interruzione, c'è la pubblicità. Però ti dico: primo, rivendico il diritto della contraccettiva. Io vorrei che si applicasse anche quegli articoli della 194 che dicono prima di abortire ti offro un'alternativa, non viene applicato, non c'è una lira, non c'è un euro, Parenzo, non si fa nulla, tutto chiaro, tutto non chiaro, si aiuta fermo, una madre, fermo là, tutto lei chiaro. Vuole aiutare una madre, sì, e allora sì, faccia sì. Applicare tutta la legge che non è applicata, ma è diverso da quello che vuole lei, è diverso da quello che ecco, vuole lei, ecco, io chiaro. Vi costringo a misurarvi con la realtà della inapplicazione della legge 194. È tornato tutti. Gasparri, fermi è tornato, tutti. È tornato. Ma no, la legge... Allora poi quella casa? Quasi quasi me la compro. Allora siamo che qui con Maurizio Gasparri è tornato Gasparri, io voglio back. Pubblicamente davanti a lui strappare il suo disegno di legge. Beh, non è una cosa rispettosa. No, lo strappo perché no, lo strappo mica perché non è giusto discutere, lo strappo perché mi fa orrore l'idea che una donna non abbia il diritto di abortire. Strappa una proposta. Sì, sì, la strappo. Faccio una cosa, una giordanata. Che strappava, deve fare anche l'urlo. L'altro giorno strappava i bollettini del Covid, li strappava dicendo. Ma no, è sbagliato, io vedo. Proposta di legge la voglio strappare. Osservo non approvando. Allora, che faccio? È diventato vicepresidente del Senato. È il vice Allora, abbiamo sei minuti e dobbiamo essere veloci. Io ho già fatto tutto. Tu hai fatto tutto ormai. Vicepresidente del Senato, c'è Vice di La Russa. Anche lei ha dei busti di Mussolini in casa? No. Non c'avevo manco da ragazzo, no, c'ho i libri di De Felice. Vabbè, si possono quelli, questo sì, si può c'ho un sacco di libri a casa. Cioè, non ha nessuna anche, cosa revanchista. C'ho anche Che fare di Lenin. Il libretto rosso di Mao, probabilmente. Probabilmente sì. Cioè, busti non ne ha lei, come La Russa. Perché non ha anche di Garibaldi. Manco un bustino, un busto, tra poco che sono vecchio, e faccio un busto. Ma perché non ha? Manco un busto di Mussolini. E da quanto tempo non va più a Predappio, ad esempio? Guardi, io sono andato. L'ultima volta. A Predappio a fare una riunione nella locale sezione di Alleanza Nazionale degli anni 90. No, ma a trovare Predappio è un comune di sua eccellenza. No, ci sarà sono andato a fare una cena. Come posso essere andato a Bellaria, a Bellezza? Sì, però qualche volta ci sarà andato, no? Negli anni 80, 70. No, guardi, siamo andati una volta quando ci fu il funerale di Donna Rachele. Ah, ecco. Stato, era un funerale. Ma che anno era? Non me lo ricordo. Basta. Però scusi, l'argomento anni più importante. Era un funerale. L'argomento più importante. Donna Rachele, sono andato al funerale. L'argomento più importante è un altro. Chi ha diffuso gli audio di Berlusconi? Ecco, ora, lei è un po' in imbarazzo per questi audio, no? Guardi. Lei personalmente, vicepresidente del Senato, posizione pro-Ucraina. Posizione pro-Ucraina. Ma voglio la pace, vorrei il dialogo. Ma tutti vogliamo la pace. Lei lo dica, Putin un criminale, lo possiamo dire? Putin è protagonista di un assalto criminale all'Ucraina. Ma lui è un criminale. Isolare il bastardo. Questo cioè è uno che ha fatto un'aggressione a un popolo che sta massacrando. Quindi... Ma andrebbe processato al Tribunale dell'Aia o no? Come Milosevic. Certo, sono situazioni che non sono accettabili. Cioè, poi ma tribunale questa è una processare. Cosa democristiana. Io vorrei processare non solo però Putin, anche Xi Jinping e altra gente che massacra il suo popolo. E come no? E come no? E come no? Il capo della Cina che nega i diritti. Quando si è votato l'ultima volta in Cina? No, a me lo dice. Quando certo, si è votato? Lei c'ha ragione. Quando no, si è votato? Non possiamo processare Xi Jinping. No, io vorrei processare tutti quelli che negano la democrazia. Pure Biden. In America si vota. Sì, in America si vota, però hanno fatto un po' di bombardamenti, l'hanno fatto pure loro. Su processare Xi questo apre un discorso delicato, perché il fatto che l'esportazione dei diritti con le armi, c'è un dibattito che dice non si debba fare. Io però ho condiviso la guerra dopo l'11 settembre 2001
in Afghanistan. Sì, era basata su un falso. Guarda, insomma. No, quello di Dak. Io sto parlando delle Torri Gemelle e l'Afghanistan. Ma l'hanno fatto tabula rasa. Dopodiché, io non ho approvato il ritiro dall'Afghanistan perché abbiamo lasciato i talebani riprendere il potere. Questi audio di Berlusconi. Berlusconi ha detto delle cazzate. Lo dica lei. Non lo dico perché io. La sua ricostruzione sono tutte cazzate. Ma non è così. Perché lei ha sentito l'intero discorso. Che c'è di vero? Allora, io c'era? Ho aperto. No, perché era la riunione alla Camera, io ero la riunione che del fortuna, Senato. Fortuna, amico mio. No, ma io ho parlato con Berlusconi più volte. Berlusconi vorrebbe un mondo stile Pratica di Mare 2002, riunione di tutti i capi di Stato e di Governo dell'Oriente e dell'Occidente, la NATO e la Russia. Se avessero proseguito quella politica, sarebbe Pratica di Mare, anche questa esaltazione di Pratica di Mare. Fu una riunione come tante, Un accordo tra la Federazione Russa. Non è che Berlusconi ha fatto finire la guerra fredda, accordo tra la NATO e la Federazione Russa. Ma possiamo dire che questa ricostruzione che ha fatto Berlusconi agogna un mondo di questo tipo. Ma la ricostruzione che ha fatto in quegli audio là è una ricostruzione assurda in cui si dà responsabilità all'Ucraina. Era quella che riferisco. Allora le dico anche un'altra cosa. Noi che parliamo adesso, urliamo su tutti gli argomenti, per anni ci sono stati massacri nelle terre contese tra russi e ucraini, da perché si contendono a sé, si ammazzavano tra di loro. Ci sono stati almeno 14.000 morti e il mondo ha girato la faccia dall'altra parte. Bisognava intervenire allora. Ma lei approva quando Berlusconi dice che Zelensky voleva che Zelensky doveva essere deposto per mettere delle persone per bene, che la sua posizione di Putin. Lui riferisce la versione che dicono quelli. Ma la approva, racconta la versione che raccontano quelli. Dopodiché il mondo doveva intervenire quando c'erano i massacri che sono proseguiti e imporre. Ma bisogna continuare a dare armi all'Ucraina o no? Io ho fatto il relatore del decreto che dava le armi all'Ucraina. Registriamo che lei ha una posizione diversa da quella di Berlusconi. Voglio la pace come Berlusconi. Ma tutti vogliamo la pace, che porti Allora concludo dicendo su questo punto che il tema è stato trascurare il massacro, la guerra strisciante che anni si è combattuta. Guarda, le faccio sei in Medio Oriente, no? Dunque Putin qualche ragione l'ha avuta. Di guerra, poi ti fanno le trattative, poi riscoppia la guerra, poi tirano i missili, poi Israele si difende, poi si riapre, c'è Hamas. Poi ogni tanto fanno un tavolo, fanno un negoziato. Negoziare pure col terrorista Putin, dice, col criminale Putin si deve negoziare. Guardi che in Medio Oriente a volte si è negoziato e discusso. Ha letto quello che dice Kissinger, che c'ha 99 anni e c'ha un cervello grosso. Kissinger negli anni 70 con Nixon è andato da Brezhnev. Devono ritirare o no i russi da tutti i territori? Si devono ritirare. Dopodiché, però, quelli diranno: qui ci stiamo da secoli. Perché se lei si studia un po' la storia, è complicatuccia la questione. Non si può fare il referendum col soldato fuori che dice riempi la scheda. Ma come chiedono, in altre parti del mondo l'autodeterminazione dei popoli, si potrebbe sotto l'egida internazionale e un controllo democratico dire come la pensano queste persone. Lo dice Elon Musk. Allora, lei è stata a scuola? Sì, abbastanza, tutti quanti. Però pochi giorni. Forse era lo stesso liceo classico. Però c'è stato poco, se l'impressione è questa. Allora, non rida Valenzo, che anche lei. No, io ho fatto anche io mi sono laureato in scienze politiche. Lui non si è laureato, lei si è laureato. Pure io sono giornalista. Cioè, tutti e due non mi siete laureati, io sì. Abbiamo fatto tutti e tre il liceo classico. Allora, nel 1849, lo dico in 5 secondi. Nel 1849 ci fu la guerra di Crimea e Cavour mandò i bersaglieri del regno di Piemonte perché i russi volevano prendersi la Crimea e c'era lo zar. Allora, e qualche secolo, lei a scuola c'è stato come c'è laureato, è stato più all'università che a scuola. La guerra di Crimea si studia alle scuole elementari e mezzo. Arrestiamo Xi Jinping! Allora, l'ultima cosa che voglio dirle è questa. È uno che nega i diritti al proprio popolo. Allora, l'unica nega i diritti al proprio l'ultima popolo. Cosa che voglio dirle è questa. Quando si è votato in Cina, c'è il diritto di sciopero. Sono d'accordo con lei. Chi decide quanti figli si hanno in Cina? Scusi, Gaspari, sa che cos'è questa? È una canna. Lei vuole abolire anche la cannabis light. No, lei vuole cancellare anche la cannabis light. Ha detto, ha presentato un disegno di legge per eliminare la cannabis light. Ma questa qua è una canna che io ho comprato a 13 euro da un marocchino qua sotto prima che venisse lei. 13 euro. Marocchino regolare. Io non fumo. Marocchino 13 euro. No, io non fumo, glielo dico, non fumo. Qualche canna se l'è fatta. Ma capitano.
Ecco perché è così. Io voglio capire una cosa, perché lei, perché c'era una ragione, ma perché questa roba qui, che questa roba qui che si arriva facilmente a procurarselo, sì, ovunque, non si può legalizzare, perché uno non dovrebbe andarsela a comprare? Perché dagliela, mettigliela nel cassetto. No, io no, il corpo del reale, mettigliela lì nel taschino a Gasparo. Ma è una canna illegale. Ma sto qui a fare il pagliaccio, devo toccare la canna. Tocchi la testa, tocchi la canna. Non è che fa male. Non ho bisogno di toccare. Dite la vostra tesi, dirò la mia. La tesi è questa, che questa roba qui ci si può arrivare facilmente, ci si può arrivare facilmente, legalizziamola. Lei invece vuole presentare, ha presentato un disegno di legge per distruggere le attività economiche, che sono quelle della cannabis light. Lei del centrodestra vuole distruggere delle attività economiche. Glielo devo dire in faccia, è tempo che glielo volevo dire in faccia. Vuole distruggere attività economiche. Vuole farmi parlare quando finisca lei. Allora, le droghe fanno male tutte in maniera diversa, ci sono droghe che creano danni maggiori, ma tutte le droghe, anche la sostanza, il principio attivo contenuto nella marijuana e negli spinelli, può creare crea dei danni gravi, perché questo è dimostrato da tanti studi scientifici. Tutti gli accessi, per quanto riguarda, tutti gli accessi, vabbè, light, anche 10 litri di acqua, se io mi bevo 10 bottigliette, vabbè, di mezzo litro di acqua, ci sono sostanze in cui anche un uso limitato produce dei danni. Anche l'alcol è una sostanza che va maneggiata con cura, perché un conto se uno beve un bicchiere di vino, un conto se uno beve tre bottiglie di vino e va a guidare. Dopodiché, quindi, tutte le droghe fanno male, anche quelle impropriamente definite leggere. Per quanto riguarda la cannabis light e dintorni, c'è un problema di percentuale di principio attivo che venga contenuto all'interno, perché in molti negozi, alcuni sono stati chiusi nel passato perché vendevano con la scusa della cannabis light cannabis invece che aveva un contenuto di principio attivo superiore. Dopodiché io ritengo che sia diverso l'uso di alcune sostanze per scopi terapeutici. Le faccio l'esempio della morfina. Ma questo lo sappiamo. Ma se perché la prende la morfina, perché questa qua io devo andare dal marocchino a comprare? Perché devo andare dal marocchino a comprarmela? Manco dal marocchino. Ma se io voglio fumare la canna, perché non la posso perché fumare? Perché fa male, perché è sbagliato. Ma che vuol dire? Ma anche l'alcol, se ne bevo tre birre è sbagliato, posso fare un incidente. Infatti, ho capito, ma uno, la vita è fatta anche di queste cose. La droga fa male anche in una quantità limitata. Guardi, lei guardi tutti i giorni. Comunque lei può dire una cosa. Guardi le notizie di tutti i giorni. Devo chiedere l'ultima. Ogni giorno c'è un incidente che ha causato qualcuno, che non solo per alcol ma per droga, e anche molti per droga. Io li raccolgo questi articoli tutti i giorni. Quindi banalizzare l'uso delle droghe è una cosa sbagliata. Lei può dire con certezza, può dire con l'ultima domanda è questa: davanti agli italiani non è che vuol dire, c'è pure la gente che ammazza le mogli, è facile ammazzarle, ma è una cosa orrenda, è una cosa, no, ma tutto è facile. Per dirle che è facile tutto, un'ultima cosa però, Gaspare, un'ultima cosa, ma ci sono cose facili che sono orribili. Un'ultima cosa poi la libero, che è questa. Mi libera, sono detenuto. Sì, è detenuto qui dentro Radio 24. Allora, può promettere agli italiani, con la sua parte politica, per la sua parte politica, che la legalizzazione della droga in questa legislatura non ci sarà mai? Assolutamente, non c'è stata quando la sinistra era in maggioranza, l'ho impedita. Adesso noi faremo delle leggi per aiutare le attività delle comunità, per la prevenzione e il recupero. Non ci sarà mai, mai legalizzazione della droga. In questa legislatura non ci sarà una legge per la legalizzazione delle droghe, ci saranno leggi per la prevenzione, per il recupero, per l'aiuto alle persone. Ma questo c'è sempre il divorzio che facciamo, lo lasciamo così? L'eutanasia uno non può morire come io, voglio andare in Svizzera a crepare. Perché Monicelli si è ucciso, Gaspare, si è buttato giù dal palazzo? La disperazione che l'ha portata a questo. Mio padre invece è morto di morte naturale serenamente a 97 anni. Ma perché uno deve andare in Svizzera a crepare se vuole crepare? Visto che parlavo di sua figlia, lei ha avuto dei familiari che sono morti di morte naturale? Ma io faccio il testamento adesso qui. Se dovessi stare malissimo, benissimo, vorrei assolutamente avere il diritto di morire. Perché non candidate di cappato? Voi, Forza Italia, Partito Liberale, candidate cappato dei ha radicali. Fatto le liste, ha deciso cosa dobbiamo fumare, ha deciso chi dobbiamo adottare. Vabbè. Lei è uno stalinista, decide la vita degli altri. Maurizio Gasparri. Grazie molto. Lo cercavate? Allora, fra poco altro ospite qui a Roma, ma qualche minuto di telefonate ci vogliono, naturalmente, che sono tutte contro Gasparri. Incredibile. Vicepresidente del Senato però, ce ne avevamo qui una carica dello Stato importante, vicepresidente del Senato, Allora, Fabrizio da Firenze. Fra poco, se ci sta, una prossima volta facciamo un Gasparri contro tutti. Sì, bellissimo. Gasparri contro tutti, con gli ascoltatori. Siamo. Che vuole? Io voglio ricordarlo, vorrebbe arrestare Xi Jinping. Ora vorrei ricordare Fabrizio questo, da Firenze. Vai, eccomi. Dimmi, Fabri, dai, forza. Xi Jinping. Ciao.
Ma non azzeccasse una, Gasparri, nulla, zero, zero. Applichiamo la 194. Applichiamo la 194, ma per eliminare gli obiettori di coscienza, che uno se deve fare un aborto non può farlo. Bravo, anche secondo me gli obiettori di coscienza andrebbero aboliti, lo so che sono stalinista su questo, qualcuno mi accusa di essere estremista, gli obiettori di coscienza, che sono quelli che si ribellano a una legge, certo, e qualche volta rendono difficile l'aborto, certo, delle donne, andrebbero cancellati, certo, in qualche modo. Eliminati, non so eliminati. Come. Te fai un lavoro, cambia lavoro se non lo vuoi fare, cambi lavoro. Bravo, Fabio da Bergamo, andiamo avanti, veloce, Fabio da Bergamo. Dimmi Fabio. Buonasera. Dimmi. Buonasera, volevo soltanto mostrare la mia perplessità, il mio stupore che una carica dello Stato così importante affronti un argomento così complesso come l'adozione di bambini per le coppie omosessuali con argomenti così di alto livello, senza entrare nel merito delle questioni, senza portare statistiche, senza portare studi. Sono veramente preoccupato, è proprio preoccupante. Vabbè, non esageriamo, dai, su, ma non esageriamo, dai, su, una non esageriamo. Effettivamente è preoccupante che l'argomentazione principale su un argomento così profondo e così difficile sia: è naturale che si facciano figli tra uomini e donne, e quindi non permettiamo. Ma è contrario all'adozione gay, ma quale, ragazzi, non è che si deve essere per forza a favore dell'adozione gay, ma è contrario, punto e basta, è contrario, è pieno di bambini, di cose, di situazioni, ma che scherziamo. Va bene, allora andiamo avanti, forza, andiamo avanti. Dolores da Como, vai. Oi che Dolores. Dimmi, Dolores, dimmi. Allora, volevo intervenire per quello che ha detto appunto l'onorevole Gasparri. Quando sento parlare contro natura è proprio ignoranza. Lei è lesbica? No, non sono lesbica, sono la mamma di un ragazzo omosessuale. Sono fatto parte di un'associazione però di volontariato. Sì, ma non è che ha detto, non è che vuole. Scusi, non voglio difendere Gasparri, ma Gasparri non è che vuole mettere a rogo gli omosessuali. No, non mi piace quando usano la parola natura. Parlava di natura a proposito dei figli, di come nascono i figli, su quello non c'è dubbio, però. Esatto. È così. Poi uno può dire chi se ne frega, e io sono a favore dell'adozione gay. Però se uno è contrario, non è che possiamo. No, mi scusi. Allora, aspetti un attimo, Maurizio. Mi sono dimenticato di una cosa, sì, molto importante, che in un intervallo ci avevi fatto una proposta molto interessante, cioè tu sul reddito di cittadinanza e l'aborto, qual è il legame? Cosa faresti tu? Io direi che su una donna che è tentata di abortire per un problema economico, di bisogno, perché non ha i soldi, perché teme poter mantenere questo bambino, proporre 1.000 euro al mese, un reddito di cittadinanza, si può dire a gente che non fa niente in cambio, diamogli una proposta, un'alternativa. Può darsi che, se è spinta solo da un problema materiale di povertà, diamole un aiuto. Cioè, tu dici meglio il reddito di cittadinanza per una donna che deve abortire, spostiamo il reddito di cittadinanza da quelli che lo prendono adesso. Concediamo, poi quello lo discutiamo, chi darla e chi non darlo. No, però il reddito di cittadinanza alle donne incinte che è povera, che non può mantenere un bambino, e dice perché non lo posso sfamare. Lo ammazzo, adesso non esageriamo, interrompo la gravidanza. Ciao, grazie Maurizio, grazie. Dolores, allora, io non ho capito una cosa, non è che ha detto che gli omosessuali fanno schifo, scusi, però, quello bisogna dirlo, però, con le cose come stanno. Questa è una vecchia zanzara di anni fa, molto bello. Sì, vai, dimmi. Di vecchia zanzara io a volte non sono d'accordo sui toni che uso, ma sugli argomenti possono essere d'accordo. Allora, non è niente da dire, Elena da Reggio Emilia, forza, Elena da Reggio Emilia, fra poco vi annuncio questo un uno contro tutti, perché lui giustamente si confronta con tutti. Fabrizio Marrazzo, capo del partito dei gay, che ha incrociato Gasparri poco fa, quindi non si sono manco salutati. Il leader del partito dei gay, che ha incrociato il vicepresidente del Senato Gasparri, che ricordiamo vorrebbe arrestare il leader cinese. Ma perché sei fissato su questa cosa? Perché sai, allora dimmi, che chi eravamo? Elena da Reggio Emilia, dimmi Elena. Buonasera, io volevo dire questo: io ho due figli, non ho mai abortito e credo più o meno in Dio, ma dico che se mandano avanti una legge del genere, in piazza vado insieme alle donne di sinistra. Ma quale legge? Io quella sull'aborto, se toccano la legge sull'aborto, avanti tutta, e io ho votato a destra. Intanto sono scorretti, perché queste cose andavano dette prima del 25 di settembre, non adesso. Beh, se uno sta attento, Gasparri dice che questa legge l'ha sempre presentata. Sì, l'ha sempre presentata, ma è una campagna elettorale dove presentano i piani.
Hai ragione, okay, Elena, quindi... io sono contrarissimo. Ho strappato la legge davanti a lui, ho stracciato questa legge davanti a lui, ho fatto una giornata, mi sto giappettendo di questa giornata. Allora, è vergognoso. Ferma, grazie, ho capito benissimo, lei vado da centrodestra, fra poco Fabrizio Marrazzo, fermi là, non vi muovete. Sapevi che la pelle è lo specchio della nostra bellezza?